La prima cosa da fare è individuare la linea dell'orizzonte, cercare di capire dov'è il punto di fuga e tracciare le prime due linee che accompagnano la forma in prospettiva della barca. Per farlo mi basta tracciare due diagonali di un rettangolo e usare l'incrocio fra di esse. Io sto cominciando a studiarmi un po' questa barca e io la inserisco in una scatola. Diciamo che finirà qua. La sto mettendo in prospettiva centrale, cioè con un unico punto di fuga. Casomai poi ce la studiamo pure, tanto io oggi credo che ne farò diverse laggiù, finisce. Qui finisce così, probabilmente finisce anche un po' più in giù. Dai, vediamo qua. Probabilmente sta barca è più alta. Ok, allora qui io adesso il fondo è piatto. L'altra cosa che posso dire è che il fondo si stringe anche, così e a occhio facciamo. Che si stringe così. Poi arriva a un punto che è il punto più largo, che è circa a metà. Ok? Dopodiché allora, su questo rettangolo qui la chiglia, io devo disegnare la chiglia, devo capire come funziona. Questo non mi serve più, questo lo pulisco, se no mi confondo. Anche questo non mi serve. Allora, puliamo un po' di cose, stavo dicendo. Ok, questo lo levo, questo lo levo, perché qui è abbastanza essenziale avere pulizia.
Allora, qui guardando qui la chiglia mi viene in questo modo. Giù così. E poi gira. Noi tutta questa roba non la vediamo. Allora facciamo finta che la chiglia venga in avanti. Allora, se io vengo in avanti, ho la possibilità, che poi vabbè farà così dopo. Verrà in avanti così. Ho la possibilità di sì, gira in questo modo. Continuiamo domani.